Liberi TV, siamo in compagnia di Nima, che è il presidente della comunità tibetana in Italia, ONLUS. La comunità tibetana in Italia quante persone conta? Noi siamo circa 200 tibetani, solo, sì. E invece come popolazione residente in Italia, i tibetani, cioè, avete una stima di quante persone siete, proprio come comunità? Noi siamo 200 tibetani circa, solo, sì. Tutta l'Italia. Ah, in tutta Italia? Tutta Italia, solo 200 tibetani. Ah, solo 200, sì, sì. Concentrati su Roma, oppure sparsi un po' in giro per l'Italia? Tutta l'Italia ci sono, sì. Maggior parte del nord Italia, e Roma, siamo ventina di tibetani. Sono 6 anni che partecipate chiaramente a questa marcia, la marcia internazionale per la libertà dei popoli oppressi. E il vostro obiettivo politico qual è? Prima di tutto sono molto contento perché ogni anno che Società Libera ha organizzato di fare questa giornata per solidarietà per il popolo tibetano, popolo Uyghur e Mongolia. Perché noi siamo un popolo che è perseguitato dai regimi della Cina da 60 anni, per questo oggi è un po' difficile perché tutta la parte, con tutto il problema anche economico mondiale, davanti a Cina chiudono occhi per diritti umani, che succede in Tibet e Uyghur non parlano. Però quello che è nostra politica, con nostra opinion, portare avanti la nostra verità, perché è Cina perseguitato il Tibet e Mongolia o Uyghur, è minimo di un rispetto per il popolo tibetano, perché anche non c'è nessun diritto umano, diritto di parole, diritto di pensiero, non c'è nessuno in Tibet o Uyghur. Proprio nei giorni scorsi ci sono state delle manifestazioni che sono state represse da parte del regime cinese. Assolutamente, in Tibet non puoi fare qualsiasi forma di manifestazione perché sei condannato e proprio sparano a mezzo gente. Poi per questo motivo fino adesso 122 tibetani suscitato, autoimmolato, perché anche questo modo, perché non c'è un altro modo di manifestare, fare manifestazione, non c'è altro modo di chiedere anche aiuto al mondo. Per questo è molto grave, è molto brutto anche una forma, altra parte. L'altra parte non c'è nessun altro modo, per questo, perché anche non è giusto davanti al mondo che chiudono occhi, 122 tibetani, soprattutto da qui. 24 sono sotto 18 anni. Ah, 24 delle persone che si sono immolate sono sotto i 18 anni, quindi veramente c'è giovanissime. Sì, giovanissime. Cosa succede? Perché fa vedere una situazione insopportabile in Tibet, perché una cosa è perquisizione, una repressione, perché dovunque vai e c'è militare con la fucili, non c'è nessuna libertà, per questo il popolo sta soffocando, per questo è una forma di disperazione. E la comunità tibetana in Europa invece è una comunità folta, cioè ci sono tante persone oppure? Sì, in Europa noi per esempio in Belgio e Bruxelles ci sono, parlate della 4.000 tibetani, in Svizzera 6.000 tibetani, comunque ci sono 2.000, in Italia siamo uno di meno. Ah, uno dei paesi dove c'è la comunità più piccola. Sì. E voi che rapporti avete con le istituzioni italiane? Istituzione italiana, noi perché quando arriviamo qua noi chiediamo un rifugiato politico, loro accettano, danno un rifugiato comunque politico riconosciuto, però non abbiamo niente come beneficenza, come riconoscimento, noi dobbiamo fare tutto da solo, studiare lingue e cercare lavoro, che non è che c'è una scuola, non è organizzato. Invece perché c'è tanti tibetani, Bruxelles, Belgio e Francia? Perché loro una volta riconosciuto come rifugiato, il governo danno soldi per vivere, mandano scuola, cercano tutti, comunque costruiscono una vita, per questo siamo una vita, sì, persone che rifugiati. E per poter, diciamo, fuggire dal Tibet, per diciamo uscire dal paese, è una cosa molto complicata oppure? Complicatissima, soprattutto se uno viene dal Tibet ancora più. Difficile, tanti tibetani vengono dal Tibet, scappano, vai verso India, poi dall'India vengono qua. Alcuni vengono dal Tibet, per esempio è successo dopo un mese fa, due ragazzi venuti dal Tibet hanno fatto, non si sa, con un cinese corrotto e passaporto falso, comunque una cosa è successa, portato fino a qua. Quando è arrivato qua e loro hanno conosciuto dall'aeroporto, dice non sei dei cinesi, hanno polizia italiana conosciuto, hanno preso
fine hanno tolto passaporto, questi due ragazzi sono rimasti senza passaporto. Allora, per fortuna che, siccome tibetani, loro lo sanno la situazione in Tibet com'è, mi ha telefonato e dice: come facciamo con questi due ragazzi? Allora io ho chiesto: per favore, possiamo portare sede di rifugiati, sì, riconoscimento, aiutato, comunque sempre aiutano, comunque italiano aiutano per il popolo tibetano, così. Però difficile venire fino a qua dalle Tibet, perché una rischia della vita, anche poi loro raccontavano una storia di portato. Perché una cosa, persone come se mandare un altro paese senza documenti, questa è complicatissima. Tu da quanti anni sei qua in Italia? Io sono in Italia a 15 anni. Ah, da 15 anni. Come sei arrivato? Io sono arrivato come docente, io sono venuto a insegnare, ho insegnato all'Università di Napoli tanti anni, poi a Roma, come se venuto per comunque portare cultura tibetana e promuovere cultura tibetana. E... quindi attraverso i circuiti universitari. Sì, sì, sì. E poi hai deciso chiaramente. Poi è rimasto qua, in sì. Italia, anche per aiutare, insomma. Assolutamente, sì, 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 sì. Grazie e buona marcia. Grazie a te, ok, grazie.